che ci occorrono per preparare questo secondo piatto molto particolare e gustoso sono 400 g di salsiccia, il succo di due arance filtrate, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaio di zucchero e un'arancia che ci occorrerà per decorare. Per prima cosa ho tagliato la salsiccia a pezzettini, quindi la vado ad inserire senza olio, senza niente, all'interno di una padella o di una pentola, come nel mio caso, antiaderente. Non metto olio perché la carne si andrà a cuocere direttamente con i suoi grassi. Adesso bucherelliamo la carne con uno stuzzicadenti, in questo modo rilascerà il suo grasso. Non lo faccio con una forchetta perché altrimenti i fori sarebbero troppo grandi. E copriamo con un coperchio, lasciando cuocere per alcuni minuti. A questo punto, hai visto che ha rilasciato tutti i grassi, la carne? Sfumiamo con il vino bianco. Adesso lasciamo evaporare l'alcol, quindi non mettiamo il coperchio. Ok, quando ti avvicinerai e non sentirai più l'odore di alcol e quindi di vino, potrai sfumare con il succo d'arancia. Voilà. Ed aggiungere il cucchiaio di zucchero. Adesso tutto questo liquido si deve assorbire formando una specie di salsina. Ti ricordo che le arance fanno benissimo per la salute perché contengono vitamina C, hanno un'azione antiossidante e quindi anche antitumorale. Io le adoro, ma intanto copro con il coperchio. Mettiamo a fuoco medio e lasciamo andare. Parliamo di questo piatto. La glassatura è venuta benissimo. La glassatura è venuta benissimo. Qui di lato vedrai una clip. Non l'ho messa tutta perché poi la carne la devo rimangiare stasera. Quindi se la metto tutta nel piatto, poi mi viene difficile riscaldarla nuovamente. Comunque il mio consiglio è di gustarla al momento. La vado subito ad assaggiare perché sono stra curiosa. Guarda com'è lucida. Ed è così che deve essere perché è glassata. Mamma mia, che buona! È la fine del mondo. Provala a farla anche tu, perché guarda, cioè io la rifarò sempre così. Sarà che amo l'arancia, ma è proprio fantastica da accompagnare ad un'insalatina o da mangiare così a solo, però farai un figurone con i tuoi ospiti che ti chiederanno la ricetta, che poi è semplicissima perché si prepara veramente in pochissimo tempo. Se la ricetta ti è piaciuta, mi raccomando, condividila perché secondo me merita, non perché l'ho fatta io, ma perché il gusto è fantastico. E iscriviti se ancora non l'hai fatto.